Bene, siamo in collegamento con Simone Migliorini. Dunque, Simone Migliorini è attore, regista, con uno spettacolo, possiamo chiamarlo sicuramente classico, Salomè di Oscar Wilde, che questa sera, il 2 agosto, quindi alle 21:30, andrà in scena in un contesto davvero straordinario, quello del teatro antico, del teatro romano. A Volterra. Volterra è un posto bellissimo che sta in Toscana, che molti di voi sicuramente conosceranno. Allora, buongiorno Simone Migliorini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Poi di Simone dirò una cosa dopo, alla fine dell'intervista, insomma, per adesso la teniamo un po' segreta, anche per contare di più sull'effetto sorpresa. Allora, Simone, un testo classico che all'epoca, appunto, parliamo della fine dell'Ottocento, servì innanzitutto per scuotere le coscienze e per portare a galla quella zona che il periodo vittoriano della Gran Bretagna, dell'impero coloniale, e poi per estensione anche di tutti i bigottismi europei possibili, aveva in qualche modo tenuto coperta, cioè la bisessualità, l'istinto sessuale, come questo andasse giocato, andasse gestito nei rapporti. Oscar Wilde riesce a portare a galla addirittura questo in un passo biblico, appunto, quello della figura di Salomè. Prego. Dunque, infatti io l'ho chiamato Eros Salomè, per fare un gioco di parole sull'eroticità del testo. Abbiamo affrontato questo testo da un punto di vista della sua massima irrealizzabilità, cioè la carnalità, no? Cercando di recuperare con le immagini, con l'azione teatrale, quello che leggendo il testo ti viene nella pancia. Nasce soprattutto da questa insoddisfazione nel vedere rappresentato questo testo in modo mai sufficientemente appagante come lo si ha nel leggerlo. In fondo le opere di poesia sono difficili da rappresentare, no? Quindi si perde sempre qualcosa. Si svela una metafora che nella lettura si ingigantisce dentro di noi, svelata in pubblico, diventa più banale, se vogliamo dire. Quindi, se voi fate riferimento a delle Salomè, a parte Carmelo Bene, i grandi artisti si sono cimentati da Berkoff ad Al Pacino ultimamente. Se fate riferimento anche alle riprese, oltre alle rappresentazioni, riprese cinematografiche, trasposizioni, ce ne sono a centinaia e centinaia, però c'è sempre qualcosa che forse la troppo notorietà del testo, del testo della storia, diciamo, ti lascia insoddisfatto. Dici, ma sì, è bello, però c'è qualcosa che manca. Ecco, diciamo che tutto questo è partito da questo mio sentire qualcosa che mancava nella rappresentazione. Poi siamo andati avanti, abbiamo fatto delle ricerche, 5 anni, dei tentativi, e abbiamo cercato di materializzare questa sensazione poetica. E allo stesso tempo estraniante del testo, questo mantra continuo sulla luna, sulla bellezza di Salomè, sul candore, è un mantra che si ripete continuamente, che leggendolo ti monta nella fantasia come panna, mentre vedendolo rappresentato, no, diciamo un po' perde, nonostante le bellissime e straordinarie rappresentazioni che sono state fatte. E diciamo che tutta la cosa è nata da questa esigenza che ho portato dentro. Innanzitutto ci voleva una bravissima attrice, perché Salomè, no, un altro grosso problema di Salomè è il avere un cast in grado di poterla rappresentare. In questo caso ho trovato Ambra Falcone, che è una giovane attrice milanese,
che credo sia la persona giusta a confrontarsi con questo gigante del teatro mondiale. Allora, quasi sì, prego, vai. Prego, no. Scusami. No, quasi inaspettatamente volevo portare a galla un altro tema. Quasi inaspettatamente, per quello che sappiamo, abbiamo imparato su Oscar Wilde, fa da sfondo, non so fino a che punto era questo un po' il senso della domanda, il tema religioso, e cioè la figura di un San Giovanni che resiste alla tentazione e che in qualche modo Oscar Wilde lascia intatto, anzi aumenta di più la drammaticità poi come effetto finale, anzi effetto narrativo. Ecco, come avete affrontato questa figura e perché secondo te riveste un carattere di attualità? Allora, intanto bisogna stare attenti a non sovrapporre la Salomè di Oscar Wilde a quella biblica. Sono due a quella evangelica. Salomè non viene nemmeno rammentata dai Vangeli. È la figlia di Erodiade che danza in cambio della testa di San Giovanni. In Wilde tutto questo è una storia, la storia di Wilde è per lo più inventata, diciamo, no? È stata ripresa da Flaubert, è stata ripresa da simbolisti come Moreau, suggestiva dai simbolisti come Moreau, eccetera. All'epoca era uno dei personaggi in voga in quanto rappresentava la femme fatale, no? Insieme alla Giuditta. Quindi diciamo che il rapporto con la Salomè biblica è molto labile, è semplicemente ispiratorio. Infatti noi l'ambienteremo in un tempo non contestualizzato. San Giovanni, che si chiama in realtà anche nel testo di Wilde Yohanan, cioè semplicemente Giovanni, proprio per non sovrapporlo al Battista, è sicuramente l'elemento più abbastanza centrale, no? Ovviamente al desiderio di Salomè, è l'elemento moralista, se vogliamo, però viene visto un po' come un santo, sì, invasato, ma allo stesso tempo puro, no? Erode ne ha una grande stima e nello stesso tempo una grande paura, ma non è un rapportarsi a dei precetti religiosi. Secondo me Wilde voleva dire: guardate che forse sbaglia anche Giovanni a restare così integro su una pulsione primaria come quella dell'istinto carnale, forse sbaglia anche Salomè a desiderare e non concedersi, sbagliano i personaggi a trattenere la propria istintualità in virtù di una morale che poi effettivamente, se andiamo a ben vedere, lui che era religioso, credo che poi si convertì addirittura anche al cattolicesimo, non è così esplicata nei Vangeli, nella Bibbia, una morale di privazione della propria istintualità. Abbiamo cercato di mantenere tutto questo come se appunto Giovanni fosse Giovanni e non San Giovanni, prima di tutto. Semmai abbiamo posto in discussione, e questa è una domanda che secondo me Wilde si è fatta, il fatto che la fede è citata più volte dalle varie etnie rappresentate dai giudei, da nazareni, dai farisei all'interno del dramma, dalle varie etnie religiose che si bisticciano e quindi poi diventano etnie religiose su varie credenze rapportate a un solo Dio, e cioè quello che crede a miracoli, quello che non ci crede, quello che crede agli angeli, quello che non ci crede, e da tutto questo nascono delle religioni. E secondo noi Wilde si è posto il problema, dice: ma perché di una fede che è inspiegabile, che non ha bisogno di testimonianze concrete, o ce l'hai o non ce l'hai, qualunque essa sia, voi create diverse decine di religioni,
quando poi di un istinto che, come la fede, che è quello carnale, io non posso amare più persone, anche del mio stesso sesso, anche di sesso diverso. Cioè, cosa faccio di male sostanzialmente? È un po' contraddittorio questa cosa. Voi che avete una fede mi punite per una mia tendenza, un mio desiderio, un mio amore che è diverso dal vostro, che comunque è una diversità. Ma in realtà io non ho fatto niente di male, piuttosto voi vi siete chiesti se questo Dio in cui noi, o questa fede in cui noi abbiamo così declinata in mille sfumature sia giusto, no? da declinare, o sia ridicola, come è ridicolo doversi proibire di una cosa quando ovviamente è consenziente, quando c'è di mezzo tutte le caratteristiche della bellezza di questa cosa, intendiamoci. Allora, questo sì, no, volevo interromperti su un punto, perdonami. Oggi, per arrivare a un elemento di attualità, oggi con i social e comunque con una politica, anche cultura, quindi anche una politica che si fa cultura, tutto viene un po' mercificato, tutto viene un po' giocato sul momento. Allora, operazioni culturali tipo la vostra, di cui poi parleremo perché è molto interessante analizzarle le dimensioni, in un'operazione del genere l'idea qual è? Quella di suscitare il confronto sui fondamentali, e cioè morale, istinto, religione, oppure quello di dare dei punti di riferimento? No, è confrontarsi e chiedere a se stessi veramente cosa stiamo sbagliando nel confronto anche con gli altri, o se stiamo sbagliando, o se siamo sulla retta via. Intendiamoci, nessuno vuol dare delle lezioni, ci mancherebbe, ma il teatro, come la poesia, è un'espressione di artistica in cui ci piace interrogarci. Secondo me un'operazione che deve fare l'arte è piacere prima di tutto, e provocare delle emozioni, ma anche poi tornare a casa e dire, far riflettere, interrogare anche su noi stessi. Niente vieta che il nostro punto di vista sia un punto di vista completamente sbagliato o completamente discutibile, ci mancherebbe. Non è che vogliamo insegnare o dettare, se no appunto ci mettiamo dalla parte dei moralisti. Certo, in questo mondo in cui tutto sembra libertino, sembra consentito, poi c'è anche una rinascita di inquisitorio, di moralista, ma senza forse oggi, senza un punto di riferimento preciso. Oggi il punto di riferimento mi sembra che sia sfuggito anche dalle mani della fede stessa. Oggi il punto di riferimento è se stessi, quindi io giudico te sulla base di me stesso, su quello che non farei io, sulla base mia educazionale, o probabilmente a volte si giudica anche sulla base di una simpatia o di un'antipatia personale, indipendentemente dal gesto. Ecco, magari questo è esattamente questo che andrebbe evitato, cioè fare in modo, e questa è la funzione del teatro, fare in modo che il confronto si sottragga a puri elementi di pancia, puri elementi di simpatia o antipatia, sia quantomeno un po' problematico nel confronto certamente con il proprio patrimonio. Qui arriviamo all'ultimo punto, che è quello di un teatro popolare, Simone, cioè voi fate un'operazione tra l'altro di un certo peso, di un certo spessore, perché ha raccolto degli sponsor, comunque un'operazione di autoproduzione di una piccola compagnia dentro una comunità, mettendo in evidenza le risorse del territorio. Ecco, questo tornare in dialettica con la propria comunità, che è uno di quei fondamentali appunto del teatro, perché il teatro nasce in questo contesto, vuol dire che stiamo riscoprendo una funzione importante del teatro, oppure rimarrà un elemento di contorno? Ecco, vedi, si diceva prima dell'istintualità, del bisogno di fede, del bisogno anche della carnalità. Credo che a questi elementi, di questi elementi faccia parte anche il teatro. Il teatro è un bisogno
dell'uomo, no? Uno dei bisogni primari nasce agli albori dell'uomo, basta vedere le società tribali fino ad arrivare ai greci e arrivare ai nostri giorni. È chiaro, attraverso un momento di crisi dove secondo me un certo intellettualismo, diciamo, l'ha posto su dei piedistalli, per cui l'ha reso inavvicinabile alle persone, l'ha reso onanistico, per dirla con mio amico e grande maestro Albertazzi. Il teatro è orgiastico per sua definizione, nel senso che appunto deriva dai baccanali, dalle dionisiache, però è anche una cosa che va condivisa tutti insieme per poterla apprezzare, per poter essere parte stessi della vita. Il teatro è vita sempre, e quindi non può essere posto su un piedistallo dove solo alcuni intellettuali o pseudotali ci possono arrivare. Quindi la gente ha bisogno di teatro, la gente ha bisogno di ridapportarsi al teatro, a quello genuino, e quindi che non vuol dire un teatro di bassa cultura, vuol dire un teatro genuino, fatto con vissuto, il cuore, fatto con la mente e vissuto. E credo che piano piano ci stiamo tornando, anche perché la televisione, il cinema e altre forme di intrattenimento hanno mostrano la corda. Mostrano la corda, e comunque ormai hanno detto tutto, sì, quello che dovevano dire, non c'è più gioco. L'importante è il teatro, che non si metta in confronto, in concorrenza con questi intrattenimenti, anche tecnologici, che recuperi il suo essere teatro, e quindi essere vita, essere verità, semplicità e bellezza. Forse la cosa più importante, Simone, è che non moriremo di teatri stabili. Questo già, Dio le voglia. Sì, no. Anche perché mi sono mai chiesto come mai i contributi per lo spettacolo vengono giudicati da delle commissioni e non ti conoscono nemmeno, eppure si permettono di giudicare la tua qualità artistica, quando i contributi per l'agricoltura non vanno ad assaggiare un pomodoro per dare un contributo sulla coltivazione dei pomodori, ma la danno in base a dei parametri di produzione. Non capisco perché anche nell'arte non funzioni così, cioè chi mi deve giudicare se non mi conosci nemmeno, non sai cosa faccio sulla carta, per quale perversa idea tua di mia incapacità o mia supremazia ricevo dei contributi. È evidente che il teatro è una forma di negoziato politico, no? Sennò non avrebbe questa crisi nera che ha. Bene, probabilmente noi non faremmo un festival con 10.000 euro da 16 anni. Bellissimo, bellissimo. È da scrivere da qualche parte questa cosa. E allora arriviamo all'ultimo punto, il colpo di teatro, passami il termine, è che Simone Migliorini, oltre ad essere attore e regista, è anche editore, operatore culturale, quindi naturalmente, e edicolante. È questo il colpo di teatro che volevo riservare ai nostri amici edicolanti che ci seguono appunto tutti i giorni qui da Roma Radio Rete Edicole, e la precedente esperienza di Radio Rete Edicole, che è servita a dire agli edicolanti: signori, possiamo diventare una rete vera, e quindi dislocarsi un po' da questa schiavitù verso il sistema della distribuzione e il sistema degli editori. Anzi, tra l'altro sei stato anche distributore. Allora, ti posso fare in pieno questa domanda, perché saranno curiosi i nostri ascoltatori. Che cosa bisogna fare per uscire da questa impasse della carta stampata, al di là dei problemi legati al web, che pure è stato messo in discussione? Cioè, si può rendere questa capillarità delle edicole un bene piuttosto che un costo,
come qualcuno sostiene, è comunque un sistema che non produce più cultura nei territori che bagna. Vai. Allora, c'è molta analogia tra l'editoria, diciamo sì, e lo spettacolo. Secondo me l'origine della crisi dell'editoria è stata la prima a entrare in crisi. Io faccio tutti i mestieri dove si guadagna poco, come avete capito, tutti i mestieri in crisi, però l'editoria è stata la prima a denunciare la crisi in cui saremmo andati incontro. Secondo me la ripresa non è una ripresa industriale, ma una ripresa motivazionale. Io che sono nell'ambiente anche editoriale da tanti anni, ci sono cresciuto e vissuto, ho visto un cambiamento tra il fare editoria per i bisogni del pubblico, per la bellezza, quindi Mondadori che sceglieva D'Annunzio, Treves sceglieva D'Annunzio, Mondadori sceglieva Pirandello e poi lo immetteva sul mercato, Mondadori che faceva Grazia piuttosto che Rusconi, che faceva Oggi, lo faceva per una mission motivazionale, non solo per un'indagine di mercato, lo faceva proprio col dire al mio paese manca questo prodotto qui, no? Poi è entrato l'editore fantasma, l'editore investitor, dove io mi ricordo all'inizio se volevo parlare con il direttore generale dell'editore X potevo parlarci, adesso ci sono almeno non so quanti direttori generali, quanti stipendi vanno in direzione generale, lo stesso contributo per l'editoria che serviva contribuire a diffondere i giornali nel territorio, anche nei paesi più piccoli, per avere un servizio capillare e di distribuzione allargata, che ci invidiavano anche in Cina e in Giappone, facevano degli studi sulla distribuzione italiana dei giornali, perché riuscivamo ad essere col Corriere della Sera a Roma nello stesso momento in cui eravamo a Volterra, ma nemmeno a Volterra, anche in un paesino sulle montagne a distanza di poche ore, e in paesi più moderni per questo era impensabile. Adesso abbiamo rovinato tutto, perché i contributi all'editoria sono andati a finire in stipendi, perché la mission sull'editore è la gadgettistica e non il giornale, e la mission dell'editore è raccogliere pubblicità, quindi io sono costretto a vendere giornali a un euro stracolmi di pubblicità, dove io ricavo 17 centesimi lordi, e quindi sono costretto veramente a fare la fame, dove c'è una concorrenza spietata non solo dal web, ma io credo che una delle maggiori concorrenze per esempio della stampa quotidiana siano i talk show televisivi, la gente non ne vuole più, tutti i minuti ci sono i talk show, poi per andare anche a leggere il giornale, quanto tempo deve avere una persona per poter svolgere tutte quelle attività come leggere il giornale, andare al cinema, andare a teatro, guardare la televisione, alla fine non fa più niente, no? E quindi si comincia con le cose più impegnative sono leggersi un libro, leggersi il quotidiano, andare a teatro, e allora si va sempre più verso una rincorsa, e poi è la qualità della vita sicuramente influisce, non si trova più nemmeno un'edicola, se vai a Firenze per trovare un'edicola devi andare in un supermercato, prima le edicole erano sotto casa, facevano parte di una di un paesaggio delle città italiane. Adesso è tutto rovinato per colpa di un sistema che è andato perdendo la propria mission. No, non c'è più la mission iniziale, quindi l'editoria. Però Simone, la diffusività e la capillarità delle edicole sono un valore.
È un valore, sarebbe un valore, è che stanno chiudendo tante isole, certo. Perché è un lavoro sacrificale, ma chi lo fa? Ma gli editori si sono chiesti chi lo fa, dei disperati come noi. Ormai perché bisogna fare qualcosa per campare, ma poi io provengo da una famiglia, diciamo vivo in una città, santo Dio, bellissima, e riesco a permettermi per ora di fare anche l'edicolante, però è un permettersi di farlo, non è una... non è veramente un mestiere, un calcolo, non è un mestiere dove ricavi, è un mestiere anche di schiavitù, dove te tutti i giorni ricevi migliaia di cose, devi restituirne migliaia di altre, è diventato anche un gioco dell'oca, perché se non la rendi entro quel tal giorno allora salti un giro, è scaduto la penalità, ma alla ora tale dovevi far questo, alla ora... cioè siamo al delirio totale. Poi i distributori, io ero un piccolo distributore, adesso si sono ingranditi, e io mi ricordo quando nacque la rete di distribuzione nacque per avere una maggiore attenzione alla capillarità del territorio, quindi andare a incidere sul target che il territorio X aveva rispetto al territorio Y vicino, e io, distributore del territorio X, sapevo benissimo quale fosse, certo, il target, ecco, andavo a centellinare la diffusione sulle varie edicole di mio riferimento, provocando la maggior vendita possibile, cercando di provocare la maggior vendita possibile. Adesso tutto standardizzato e quindi tutto ha senso e non ha senso, certo. No, ma non importa più neanche agli editori, esatto, se telefoni, esatto, per un ritardo, se telefoni per... esatto, quindi fate teatro così vi confrontate. Beh, allora ti dico questa, perché sicuramente non la sai, a Rieti, grazie ad alcuni fondi regionali, le edicole, o meglio un gruppo teatrale, nell'ambito appunto di queste rappresentazioni estive a beneficio della cittadinanza, è riuscito a mettere in scena la storia delle edicole di Rieti, quelle storiche, naturalmente, quindi bello. Le due cose si sono un po' combinate ed è molto importante, perché al di là della storia singola dimostra come l'edicola è soprattutto un fatto culturale, un fatto sociale, che è in sé un elemento che racchiude una memoria che quindi deve essere in qualche modo rappresentata per renderla più consapevole e più fruibile da parte della cittadinanza. Simone, che dire, l'edicola, io ti ringrazio, vai. L'edicola è uguale, è un simbolo dell'Italia, come la Vespa, come la Ferrari, come... tanti altri, la pasta asciutta, questa... era un patrimonio che noi avevamo e che stiamo smantellando. Questa cosa dei cinesi non la sapevo e me la rivendo. Ma è vero, c'è una tesi di laurea all'Università di Tokyo, una tesi di ricerca, ma di anni fa, non dei cinesi, ho sbagliato, dei giapponesi, che appunto stavano sperimentando, cioè stavano studiando il nostro sistema distributivo. Bene, grazie. Vi aspetto a teatro, così venite a Volterra, venite a vedere Salomè, certo, oppure invitatemi a parlare da voi. Per la zona sicuramente. Grazie Simone. Grazie a voi, a presto.